Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi le nostre risorse quotidiane e rimetti ai nostri fail come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre alla tentazione di gemmare, ma liberaci dal male. Amen. Cazzo, trovami un villaggio! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per la Road to Primi in Italia. Allora ragazzi, nuovo record. Finalmente siamo arrivati sopra le 5500 coppe. È stata un'agonia assurda arrivarci. Allora, purtroppo attualmente siamo classificati solamente decimi in Italia. Faccio i miei complimenti a Harry Fre, che probabilmente lui per l'inizio della stagione è stato tutto scialla, scialla, tranquillo, sempre tra i primi 20, i primi 30. E toh, sta per finire la stagione, manca una settimana o due, lui tac, schizza via e arriva di nuovo primo in Italia, il nuovo record 5694 coppe. Ok, piove, vai, ciao. Ragazzi, come potete vedere, sto finendo le gemme e non ho più punti su Up Bounty. Perciò vi chiedo un favore, se andate sotto in descrizione c'è un video che si chiama Gemme Gratis. Se andate a cliccare quel video là, è un metodo per ottenere gemme gratis. Se utilizzate il mio codice mi darete dei punti, così potrò usare questi punti e convertirli in altre gemme. Non è che io gemmo per essere gemmone e, cioè praticamente cazzo sono totalmente maxato, ma gemmo perché ragazzi mi servono un po' di gemme per l'ultima settimana. Sì, mancano 7 giorni, l'ultima settimana, e quell'ultima settimana dovrò gemmarmi veramente tutto tutto subito le truppe. Non posso neanche aspettare un secondo perché ogni minuto di sessione sarà molto molto prezioso. Intanto mettiamo le truppe per il prossimo attacco qua, non bisogna sprecare tempo. Allora, per quelli che mi stanno già chiedendo, Kai, vogliamo vedere la tua nuova difesa, perché effettivamente ho dovuto cambiare la mia difesa. Questa qua è stata utilizzata per un po', però diciamo che la gente era diventata già troppo popolare quando la stavo utilizzando io, perciò la gente aveva iniziato a attaccarmi da sinistra e da sotto e hanno iniziato a farmi parecchio male, perciò ho dovuto cambiare per forza la difesa. E ta-ta, ragazzi, dopo mille mille tentativi sono riuscito a vincere una difesa. Ma il bello non è stato proprio vincere la difesa, il bello è stato proprio vincere contro un giapponese. Vediamo i clan, facciamo visita. Che bello vincere contro i giapponesi. Se qua dovesse aprirmi qualcosa entro 3 ore, riuscirei a farvi vedere anche qualche attacco in live, ma mi esce veramente difficile perché io attacco veramente in condizioni estreme. Probabilmente giro per la casa con l'iPad e quando esco mi porca puttana cade la connessione, ma cade internet e la corrente, porca puttana. Ragazzi, a parte il fatto che mi è caduta la corrente, probabilmente non è caduta a casa mia la corrente, è saltata via la corrente per qualche secondo a tutto il quartiere, perciò questo vi fa capire in che buco abito, insomma, perché fuori c'è il temporale. Vabbè, a parte questo, mi è morta anche la fotocamera, infatti la Canon è senza batteria e perciò sono ritornato ad utilizzare la fotocamera del mio vecchio iPhone 5, perciò ci sarà una qualità audio video leggermente più scadente. A parte questo, ragazzi, voglio farvi vedere dei villaggi molto particolari, soprattutto in difesa. Praticamente quando li attacchi dici, oh cazzo, questo villaggio qua è stato studiato bene. Il primo villaggio è quello di Kulala. Allora, sto qua è di Shanghai. No, non di Shanghai, è di Shangan, scusate. Ho pronunciato male io. Allora, la particolarità di questo villaggio è che se lo attacchiamo da dietro ha due linee di muri, di mura, scusate, proprio messe a pennello, proprio a filo del rasoio. Praticamente se l'attaccante non mette bene le sue pozioni di salto, gli eroi, golem, maghi non entreranno mai, saranno là a spaccare i muri. Dato che attualmente stiamo utilizzando quasi tutti le GoWiWi, se un assalto non viene messa bene, ah, ce l'hanno nel culo. Ecco, per quanto riguarda i stronzetti che si mettono nelle torri inferno singole, in primis rischiano tanto perché siete contro GoWiWi e se ci sono i scheletri vi benediciamo, insomma.
Poi in per quanto riguarda i pro, se vi mettete le torri inferno singole e le torri inferno singole iniziano a devastare gli eroi, là inizia a fare parecchio male. Però in questo caso sono stato abbastanza fortunato, la torre inferno singola non mi ha procurato gravi danni. Come potete vedere sono riuscito a fare benissimo la seconda stella senza problemi. Se si attacca da davanti, effettivamente c'era il rischio che i golem giravano e soprattutto per il grande quantitativo di difese non avrei forse fatto la prima stella del 50%, perché se tipo mi becco una bomba gigante sulle mie streghe, piango cazzo. Qua facciamo un po' di percentuale. Purtroppo solo più 4 coppe, grazie Supercell, che grande matchmaking. Un altro attacco che vi faccio vedere ragazzi è questo qua, l'ho fatto poco fa. Praticamente questo è un villaggio utilizzatissimo da tutti, da tuttissimi, dobbiamo scriverlo questo all'Accademia della Crusca. Da tuttissimi. Allora, questo villaggio invece è stato un po' modificato perché è diverso da quello che sto utilizzando in questo momento come fake, per il semplice motivo che questa torre e quest'altra torre è posizionata in modo strategico, anche le mura, in modo tale che i golem non praticamente facciano il giro e non entrino al centro del villaggio. Ma praticamente il trucchetto per andare contro questa cosa un pochino bruttina, basta mettere le pozioni salto un pochino più al centro, in modo tale che c'è più spazio per gli eroi e i golem per entrare. Qua ho messo un po' di veleno per distruggere i scheletri che mi davano effettivamente tanto fastidio. E qua le streghe purtroppo muoiono sotto le torri inferno. E guardate qua la stupidità dei maghetti. Sti maghetti, madonna, non potevate andare dall'altra parte, cioè al centro, così mi facevate anche più percentuale. E forse potevo persino puntare a una terza stella, insomma. Vabbè, torniamo a casa. Come potete vedere ragazzi, il mio registro attacchi diciamo che è pieno, perché gioco un pochino tantissimo. E questo qua siamo riusciti persino a fargli ben 3 stelle questo ragazzo. Purtroppo era probabilmente proprio appena a Titano 1 e non mi ha dato tantissime coppe, solamente 6 coppe per 3 stelle. Insomma cazzo, proprio niente, 2 coppe a stella, bello insomma. E se andiamo in classifica, ragazzi, io sono tra i primi 10 giocatori attualmente e sono quello con più attacchi in assoluto tra i primi 10. Il secondo che segue subito è questo ragazzo cinese qua, che madonna, è un nerd assurdo, è rimasto per una settimana sopra a Kavastar e ora è suo furbacchiotto, tipo giocatevela voi le prime settimane, io vengo su l'ultima settimana. Insomma, mancano solamente 7 giorni prima della fine di questa sessione, cioè di questa sessione, di questa, non so come chiamarla, stagione. Madonna, come cavolo ha fatto sto ragazzo qua a avere 220 attacchi vinti? Madonna, come fa? Si gemma alle nuvole questo. A parte questo, vi faccio vedere purtroppo anche la mia difesa. Insomma, diciamo che io preferisco nascondere le difese, perché quando una difesa funziona uno cerca di tenersela stretta e non pubblicarla su YouTube. A parte il fatto che ho 221.000 iscritti, perciò probabilmente mi sputano la difesa. Vabbè, ve la faccio vedere. A parte il fatto che ogni tanto riesco a vincere un po' di difese, però guardate qua, 47%, 8 coppe, 5 coppe, fa un po' arrabbiare. E guardate qua, meno 32, una stella, meno 17. Quando subisco queste difese qua mi arrabbio un pochino tantissimo, insomma. E qualcuno dall'altra parte della stanza sta trapanando, cioè, anzi ragazzi, guardate qua, Wi-Fi for Smasher. Sta qua, è una player italiana e praticamente lei mi ha fatto il 50%, cioè la prima stella del 50% e il Town Hall insieme, praticamente era arrivato a 49%. La regina non aveva ancora preso il Town Hall, si gira, tac, 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 59, passa a 50 e prende il Town Hall. Perciò la cosa mi ha bruciato tantissimo, perché, insomma, potevi fellare. A parte scherzi, è stata brava, anzi, ha avuto anche tanta fortuna, perché praticamente purtroppo non posso farvi vedere il replay perché è passato un po' di giorni. Vabbè, ora
penso che mi tocca farvi vedere la difesa, perché se non vi faccio vedere la difesa mi mettete anche un dislike, brutti monelli. Ok, replay. Allora, innanzitutto ringrazio uno di voi, perché è proprio stato uno di voi a passarmi questa difesa. Mi ha detto che effettivamente funzionava. Io all'inizio ero un po' scettico, dicendo: dai, questa difesa qua li faccio sempre minimo una stella. E dopo, utilizzandola, capivo che i giocatori, quando attaccavano questa difesa, si trovavano in grande difficoltà se non avevano mai attaccato questo tipo di difesa. In questo caso, sto ragazzo qua è un po' particolare, si porta ancora il spaccamulo. Che cazzo ho detto? Spaccamulo! Anche questo lo dobbiamo scrivere alla Crusca, all'Accademia della Crusca. Allora, questi spaccamuri apre un po' i miei muri a livello 10. Ah, un'altra parentesi, ragazzi, sono quasi riuscito a completare tutti i miei muri. Le mie mura a livello 10. E me ne mancano, mi sembra 7, perciò 7 per 3, 21, 21 milioni di ore, insomma, roba da poco. Allora, sto qua aveva altre due pozioni salto, però insomma ha posizionato malissimo le sue truppe. Infatti qua sono uscite le mie streghe e i miei scheletrini e hanno distrutto i golem e il maghetto. Ecco qua, il sorvegliante era un po' indeciso, tipo, dove andiamo? Il re barbaro, guardatelo ragazzi, il re barbaro, poverino, era quasi riuscito a prendermi il town hall, entra dentro, congela, mette l'abilità e qua era tutto contento, godo, ma sì, town hall, shala. Guardate ragazzi, esce il re barbaro e mamma mia. Perciò ringraziamo la stupidità artificiale del re barbaro nemico. E infatti qua c'è stata anche una bella bomba gigante e diciamo che quando stava attaccando si stava un po' arrabbiando. Praticamente 39%, 40%, lì rimane due arcieri e uno sgherro. Cosa fare in questo caso? Bestemmiare in giapponese? Anzi, sto qua per... perché praticamente, non so se lo sapete, ma c'è una piccola, grandissima rivalità tra cinesi e giapponesi. Sto qua per aver perso contro un cinese, forse non lo sa ancora perché probabilmente si chiama, sono nel clan Italy War Elite, prenderà la katana, farà così, zac, oh, e probabilmente fa, probabilmente morirà dissanguato. L'ho vista su un film sta roba. Ha tentato proprio fino all'ultimo di vincere l'attacco, invece mi ha regalato ben 18 coppe. A parte questo ragazzi, vi do appuntamento a domani, perché attualmente sono nel clan Italy War Elite, perché devo fare un video. Praticamente la capo, non so neanche se si dice la capo, la creatrice di questo clan ha fatto la seconda edizione di queste clan war tra i giocatori più forti in Italia. Perciò è venuto di nuovo nel mio clan, ho detto sì mi interessa, perciò sono andato anch'io. Perciò domani alle ore 3 vi do sempre appuntamento sul mio canale per la grande war. Ragazzi, like e commento, almeno 20.000 e noi ci vediamo al prossimo video.